Il periodo delle piogge sembra ormai essere arrivato al capolinea. Ci apprestiamo ad affrontare un'estate calda, caldissima, come anticipato anche dagli esperti meteo, e tra i rischi legati al caldo c'è ovviamente anche quello di un possibile proliferare degli incendi, al netto di quelli appiccati dai delinquenti. La Protezione Civile regionale ha fatto partire da oggi la campagna estiva di prevenzione antincendi, che andrà avanti fino al prossimo 20 settembre, salvo proroghe. Sarà vietato accendere fuochi nei boschi e bruciare residui vegetali. Il decreto, che porta la firma di Italo Giulivo, direttore generale della Protezione Civile della Campania, è importante perché riguarda il periodo di pericolosità in cui siamo entrati per quanto attiene gli incendi boschivi. Le misure che sono state inserite nel decreto riguardano in particolare il divieto di accendere fuochi nei boschi fino a una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli, il divieto di combustione di residui vegetali, agricoli e forestali, il divieto di abbruciamento di stoppe ed erbe infestanti, di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere di carta, cioè le cosiddette lanterne volanti. Inoltre c'è anche il divieto di compiere attività nei boschi e nei pascoli, cioè di usare motori o fornelli che producano brace o faville, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di far brillare mine, di fumare o compiere altre azioni che possano creare comunque pericolo immediato o mediato di incendi, come ad esempio gettare sigarette accese o fiammiferi, così come di sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltate all'interno di aree boscate. Ci sono poi altre prescrizioni per le autorità competenti e i cittadini. Per questi ultimi c'è l'invito al decespugliamento laterale dei boschi. Lungo il perimetro di aree boscate va creata una fascia di rispetto priva di vegetazione per ritardare o impedire il propagarsi di incendi. È stata anche richiamata l'attenzione dei sindaci sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi, avvalendosi anche di associazioni di volontariato di protezione civile, oltre a far partire campagne di sensibilizzazione per i cittadini e le associazioni, in particolare di agricoltori e allevatori. I comuni hanno anche l'obbligo di istituire e aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco. Per quei territori dove è più grave il fenomeno degli incendi boschivi, sono state invitate le prefetture a fare obbligo ai sindaci di emanare ordinanze specifiche.